everyone likes mushrooms. A tutti piacciono I funghi. There's a tremendous variety of edible fungi growing up here in the mountains at un posto segreto molto bello. A lovely secret place, not too far from Parma in Emilia-Romagna. For most Italians, it's a great day out. You have to start really early to find the very best fungi, the porcini. I arranged on the phone to meet Michela. Well, that is when I could hear her over the traffic. Michela liked the idea because she loves porcini. Pronto, Casalberti? Ciao Michela, sono Anna, come stai? Ciao, benissimo, e tu? Anch'io, grazie. Senti, ti ho telefonato per sapere se hai voglia di andare a caccia di funghi. Dove hai intenzione di andare? Come hai detto, non ti sento bene. Ho detto, dove hai intenzione di andare? Beh, conosco un posto segreto molto bello. La settimana scorsa ci ho trovato moltissimi funghi porcini. L'idea mi piace e sono proprio stufa di studiare. E poi mi piacciono tanto I porcini. Bene, allora vieni. Volentieri, posso portare un mio amico? È simpaticissimo, l'ho conosciuto a Roma dagli zii. Certo, perché no? Viene anche un altro mio amico, Paolo, lo conosci? Sì, l'ho conosciuto a casa tua l'anno scorso. Ah, già, è vero. Bene, allora, ci troviamo tutti a casa mia sabato mattina. Va bene, a che ora? Prestissimo, verso le 5, bisogna alzarsi presto per trovare I funghi. Va bene, allora sabato mattina. Ciao, ci vediamo presto. Ciao. Scusa, come hai detto? Non ti sento. Scusa, come hai detto? Non ti sento. Ferrari is the mayor of the town of Borgotaro, la capitale dei funghi porcini. Signor Ferrari, ma a lei piacciono I funghi porcini? Sì, mi piace andarli a cercare, ma preferisco mangiarli. Certo. Perché Borgotaro si chiama la capitale dei funghi porcini? Per la qualità del prodotto del fungo porcino e anche per l'importanza economica che il fungo porcino ha nella vallata. Early in the morning. Bisogna alzarsi presto per trovare I funghi. We're all here and we hope to find some mushrooms. Speriamo di trovare I funghi. Che bella giornata per andare a funghi. Sì, siamo proprio fortunati. Speriamo di trovare I funghi almeno. Ne troviamo senz'altro, ne ho visti tanti l'altro giorno. Meno male. Stasera li mangiamo tutti. Ma li sai preparare, Paolo? Certo, sono un esperto io. Benissimo. Allora, Anna, dove li hai visti questi funghi? Da che parte andiamo per trovarli? Bisogna andare di qua, sempre dritto. Andiamo. Dottor Zanzucchi, lei è un esperto di boschi. Dove nascono I funghi porcini? Nei boschi di castagno, di quercia e soprattutto di faggio, quando le condizioni del clima e della temperatura e della luce sono adatte, perché il fungo si alimenta dalla pianta. Che bello, ne ho trovati tanti! Ma dove? Io non ne ho visti. Neanch'io, non ho visto niente. Ho cercato dappertutto e ho ancora il cestino vuoto. Ma voi ragazzi non sapete come fare? Bisogna avere pazienza per trovarli. I funghi ci sono, basta guardare bene. Ho guardato, non ce ne sono. Ci sono, ce ne sono tantissimi. Guarda, ho il cestino pieno. Ma quanti ne hai lì dentro? Ne ho almeno 7, forse di più, forse anche una decina. Forza Paolo, ne dobbiamo trovare anche noi. Perché non provi? Non si sa mai. Ma non trovo mai niente io. A me piace soprattutto mangiare I funghi. Comunque se insisti... Provo anch'io.
Ma Anna dov'è? È andata un po' più avanti, lì in fondo a sinistra, dietro quell'albero, non la vedi? Lei conosce i posti migliori. E noi i posti peggiori. Andiamo Paolo, andiamo a vedere. Ho guardato benissimo, non ce ne sono. Ho guardato benissimo, non ce ne sono. Ci sono, ce ne sono tantissimi. Ci sono, ce ne sono tantissimi. A me piace soprattutto mangiare i funghi. A me piace soprattutto mangiare i funghi. Avete visto quanti funghi si trovano nel bosco? Io ho anche trovato alcuni porcini. Ma dove? Là, a sinistra, sotto l'albero. Eh già, sono porcini. Belli, grossi. Sei fortunata, Anna. Quanti ne hai trovati in tutto? Non lo so, il cestino è pieno. Però ho trovato solo 3 porcini. Forse ne troviamo altri fra poco. Ragazzi, porcini! Ne ho trovati altri 3! Altri porcini? Sei sicuro? Certo, è facile riconoscerli. Anche se non è facile trovarli. Sono enormi. Giganteschi. E stasera li mangiamo tutti. Quanti ne hai trovati in tutto? Quanti ne hai trovati in tutto? Ragazzi! Porcini! Ne ho trovati altri 3! Ragazzi! Porcini! Ne ho trovati altri 3! You don't have to go a caccia di funghi to enjoy porcini. For over 100 years, firms like this have been selecting and packaging dried mushrooms, funghi secchi, to send all over Italy and abroad. Lei, signora, cosa sta facendo? Sto scegliendo i funghi belli da quelli meno belli. I belli vanno in uno scatolone, i brutti vanno nello scarto. Grazie. Prego. Sto scegliendo i funghi belli da quelli meno belli. Signora, cosa sta facendo? Sto scegliendo dei funghi per metterli nella scatola e poi pesarle, perché tutte le scatole devono essere circa 100 grammi. E lei, signora, cosa sta facendo? Devo pesare queste scatole perché devono avere il peso di 100 grammi, un netto. Signora, cosa sta facendo? Sto scegliendo i funghi per poter confezionare il cestino. Sto scegliendo i funghi per poter confezionare il cestino. The factory is managed by Giuseppe Procida. It was founded at the end of the last century by his wife's great-grandfather. È aperta da oltre 100 anni. Sì. L'ha fondata il bisnonno di mia moglie. Questo è il mercato dei funghi di quell'epoca. Interessante. E da dove vengono i funghi secchi? Principalmente dalle nostre montagne, dove ci sono persone esperte che vanno a raccogliere i funghi, dopodiché li puliscono, li tagliano, li affettano, li fanno essiccare e li portano a noi per la produzione. If you're uncertain whether to choose between funghi freschi and funghi secchi, and there's even mushrooms preserved in oil, funghi sott'olio, the best thing to do is to go to a specialist funghi shop for the whole range.
Buongiorno, signora. Buongiorno, signorina. Che profumo. Ha bisogno? Sì. Che tipo di funghi vende in questo negozio? Dunque, nel mio negozio vendo i funghi secchi, i funghi sott'olio, i funghi freschi quando ci sono. Bene, e questi quanto costano? Questi 15.000. E questi? 20.000 a letto, sempre. Bene, io prendo questi, un etto. Ma lei, signora, quali funghi preferisce? I funghi secchi. Ah, e perché? Perché faccio tanti piatti diversi in cucina. Bene. Buoni. A tutti piacciono i funghi. È difficile prepararli? No, c'è una ricetta semplice. Trifolati. Sì? Bisogna tagliarli a pezzi e farli cuocere in padella. Bisogna tagliarli a pezzi. E farli cuocere in padella. È difficile riconoscere i funghi velenosi? Può essere difficile riconoscere i funghi velenosi dai funghi commestibili. L'importante è chiedere l'aiuto di un esperto. Ecco, chiedere l'aiuto di un esperto. Ecco le tagliatelle. Allora, buon appetito. Appetito. Buon appetito. Che buone. Ti piacciono, buone. Totò? Sì, mi piacciono moltissimo. Ma le hai cucinate proprio tu? Certo, sono un esperto, io. Mi passi un po' di vino, per favore. Paolo certainly was the expert cook he'd claimed to be when we went mushroom picking. He prepared for us a delicious meal of tagliatelle ai funghi. Buon appetito. Allora, vediamo un po'.